Benvenuto ai fratelli, alla congregazione, alla casa famiglia Fonte di Vita e a tutti i fratelli e amici che seguono attraverso internet. Diamo il benvenuto, speriamo di essere di aiuto e di benedizione. Questo è il proposito di esporre la scrittura, la parola di Dio e lasciare la ispirazione dello Spirito Santo, l'illuminazione per portare edificazione al corpo, no? Al corpo del Signore. Dobbiamo crescere, dobbiamo essere edificati, dobbiamo proseguire, dobbiamo mangiare, dobbiamo stare insieme come famiglia. È per questo che siamo qui e anche disposti ad ascoltare la parola di Dio. E ci sono dei principi nel Salmo 91, sì? Della parola, Salmo 91, che vedremo oggi alcuni versetti, dal versetto 5, dal 5 all'8, sì? È Salmo 91, del 5 all'8, e dichiara la scrittura: tu non temerai lo spavento notturno, né la freccia che vola di giorno, né la peste che vaga nelle tenebre, né lo sterminio che imperversa a mezzodì. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Versetto 8 dice: basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. C'è una promessa della parola potente per il popolo di Dio, per noi che siamo i suoi figli, che siamo credenti, sì? Che abbiamo proprio fede, sì? Che abbiamo fede. Me fa la cortesia la cosa, grazie. E dice tu non temerai, dice tu non temerai. Dice, vedete che interessante, dice tu non temerai lo spavento notturno. E lo spavento, si parla dello spavento della notte. La notte non necessariamente si riferisce proprio al momento dove non c'è il sole. Notte, notturno, parla di tutto ciò che è tenebroso, tenebre, sì? E nell'occulto c'è uno spavento, sì? Però la promessa nel versetto 5 dice: tu non temerai lo spavento notturno. Significa che già il Signore noi ci promette di darci un coraggio, sì? Una forza, un coraggio che anche se si presenta ciò che è tenebroso, sì? Già il Signore con la sua promessa, sì? Ci dà la forza per non temere. Ossia, il punto è questo: se il nemico riesce a farti temere, ti ferma. Il punto è questo, questa è la strategia. A volte non ci vuole un esercito, non ci vuole un confronto faccia a faccia, a volte ci vogliono soltanto delle informazioni o delle parole, semplicemente. Cioè, è più effettivo creare un timore interiore che un timore esterno, per esempio. C'era la sfida dei Filistei con il popolo di Israele, si dovevano confrontare, e erano pronti. Il popolo di Israele con Saul come re erano pronti per confrontarsi, sapevano come farlo, già avevano svolto altre battaglie, per esempio con, se voi leggete la storia all'inizio della vita di Saul, all'inizio, quando lui stava ben allineato, il Signore lo ha utilizzato in 2 o 3 battaglie grandissime, sì? Contro Amalek, bueno, Amalek un altro ancora. Il Signore le aveva dato la vittoria, sì? Perciò in un aspetto Saul sapeva
confrontarsi con gli nemici. Sì, lui aveva un esercito di soldati che erano pronti per la battaglia. Perciò era tutto pronto per confrontarsi contro i filistei. Il problema fu il fatto che è spuntato uno. Sì, uno solo. Golia. Sì, discendente di gigante. Alto. Sì? Sì? Con un aspetto brutto. Che in realtà non era tanto il fatto che era grande. Perché alla fine si venivano tutti assieme, l'esercito, e con tutti insieme potevano ridurlo a nulla. Però il punto forte che aveva Golia era le parole. Sì? E per le parole aveva fermato tutto un esercito. Sì? E loro non erano capaci di andare avanti, di risolvere il problema. Però, ecco, di tutta quella gente del popolo di Dio c'era uno particolare, uno che non era come gli altri, che era Davide. Sì? Davide non era un uomo di guerra, non era una persona adulta, però aveva una particolarità, non aveva timore. Perciò le parole, l'effetto che facevano le parole di Golia nel re, nell'esercito, non lo hanno fatto in Davide. Entonces, digo, le parole, questo è il punto. Le parole, le cose che si dicono, le informazioni, possono creare nella persona timore o no. Se la persona teme, sì? Si ferma. Si ferma. Sì? Perché non vede. Quando c'è oscurità, quando c'è oscurità, o si cammina piano o addirittura si ferma, se non si vede, se non c'è visibilità, per esempio quando piove o quando c'è nevina, sì? È chiaro che uno non corre, o cammini piano o ti accosti. Ci sono situazioni che proprio talmente piove tanto, mi è capitato che c'è una pioggia talmente fitta che è tutto bianco, che non c'è la visibilità nemmeno di un metro. Entonces tu per paura di investire qualcuno e te devi fermare perché non si vede. ¿Sí? Entonces lo che la scrittura dice è che una virtù, una promessa per il popolo di Dio è tu non temerai. Se no está diciendo que uno debe ser un irresponsable, un espericolato, no está diciendo eso. Simplemente está diciendo, tú interiormente, internamente, no te enfermerás. Las circunstancias no te enfermerán, porque las circunstancias se presentan, personales o sociales. Mettiamo tante persone que avevano lavori, vite, progetti, carriere, y è venuto questo del COVID-19 y ha fermato tutto. Cioè non è che ha fermato alcuni, ha fermato tutto, letteralmente ha fermato il mondo, lo ha fermato, punto. Sì? Va bene, se ha fermato il mondo, ok, non è un problema fermarsi, il problema è temere, perché ti puoi fermare, tu sai che ti fermi adesso e poi riparti, però temporalmente sei fermo, per una circostanza sei fermo, però già tu sei carico, già tu sei pronto per riprendere. Una persona che teme, anche se tutto è liscio e tutto il sole c'è splendente, non si muove perché ha timore. Sì? Quindi una promessa, io voglio questo, che voi prendiamo insieme questa promessa. La promessa, versetto 5, tu non temerai. Non temerai lo spavento notturno. E nemmeno la freccia che vola di giorno. Anche se si presenta una situazione visibile, sì? Un problema, non temeremo. Non temeremo perché sappiamo che il Signore è con noi. Perché sappiamo che il Signore ascolta le nostre preghiere.
e ci può aiutare. Sì? Cioè questo non ci fa attivi, ci fa coraggiosi, ci fa forti. Non avere timore, non avere paura. Che cosa ci preoccupa? Che cosa ci preoccupa? La scrittura dice che per noi non c'è timore. Sì? C'è rispetto al Signore, alla conoscenza, però non c'è timore al diavolo, non c'è timore al sistema, no, non c'è timore alle circostanze. Sono tante persone che sembrano esitose, che hanno esito, però di notte non riescono a dormire, hanno successo, sì? Però non riescono a dormire di notte. Sì, ci sono tante persone che non riescono a dormire con la luce spenta, la devono lasciare accesa, tanto, perché hanno paura, però non lo dimostrano. Sì? Interiormente sono deboli. Ora, il punto per noi è al contrario, è che noi internamente siamo forti. E anche se esternamente sembriamo deboli, per qualsiasi circostanza, di qualsiasi natura, di cultura, di nazionalità, di statura, non so, economico, tante cose a volte uno lo ritiene come un difetto, no? Lo importante è che dentro noi abbiamo un coraggio, come aveva Davide. Davide aveva questa facoltà, aveva questa fede, perché lui lo dice. L'aveva detto, l'ha detto a Saul, l'ha detto quando io ero pastore e mi prendevo cura delle pecore, sì? Se veniva un leone o veniva un orso, io difendevo le pecore e il Signore mi darà la vittoria contro questo incirconciso. Ossia, la sua fiducia era nel fatto che il Signore gli avrebbe dato la vittoria contro il filisteo, e questo lo faceva forte. Lui non stava guardando le stature, le parole o i 24 dita che aveva. Dice che avevano 6 dita, dice che avevano 24 in totale, anzi di avere 20 avevano 6 dita, i discendenti di questi giganti, 6 in ogni mano e 6 in ogni piede, 24, cioè erano persone spaventose. Però Davide diceva no, lo batteremo, lo batterò, e non ha sbagliato. Si è dimostrato che il coraggio che aveva Davide era genuino, perché non veniva da lui, lui non aveva caratteristiche, non aveva delle particolarità per poter confrontarsi a un essere così, però la sua forza veniva del Signore. Sì? Per questo dice non temerai, versetto 5, versetto 6, nella peste che vaga nelle tenebre, nello sterminio che imperversa a mezzodì. Parla di oscurità di notte e parla di versetto 6, sterminio del mezzodì. Non temerai, perché ecco che se il Signore ha un proposito, Lui lo compirà. E mi viene alla mente la storia dell'Apostolo Pietro. L'Apostolo Pietro, ricordate quando Erode lo ha preso e lo ha messo in carcere, in Atti degli Apostoli. E era custodito da tanti soldati, all'interno e all'esterno. Sì? Era in catene, cioè la situazione era terribile. Però dice che lui dormiva. Cioè lui non è che era lì a piangere, a tremare, a lamentarsi. Lui era lì perché il Signore le aveva promesso che doveva arrivare alla vecchiaia. Dice, quando tu sarai vecchio ti porteranno. Sì? Però lui non era ancora vecchio. Come dicendo, sì, il Signore Gesù a me mi ha detto che nella vecchiaia mi porteranno. Cioè io alla vecchiaia devo arrivare. Era tranquillo, dormiva, e nel mezzo del suo riposo
è venuto l'angelo, sì, e l'ho portato via all'apostolo Pietro. Perciò dico, la parola, le promesse ci devono dare questa certezza, questa condizione di pace. Noi arriveremo fino a dove arriveremo, se non arriva il nostro momento, come diciamo sempre, rimarremo. E se il nostro tempo si finisce, partiremo. Perciò determina il Signore, perché uno si deve preoccupare? Per questo dice la Scrittura, niente ci potrà allontanare dell'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nella vita, nella morte, niente. Sì? Entonces, questa forza viene della parola e del fatto che la parola diventa carne in noi, che diventa per me, che non è un'informazione, che il Signore è con noi. Questo dice il versetto 6. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. Significa che noi vedremo, purtroppo, vedremo cadere ad altri. Cadere. Sì? Però se il Signore è con noi e se noi stiamo facendo le cose in modo corretto, il Signore a noi promette che altri cadranno. Però ciò che fa cadere a quelle persone non ci farà cadere a noi. È chiaro che se io mi separo del Signore, sì, e do priorità ad altre cose, al ministero, al riconoscimento, alle benedizioni economiche, cose varie, è certo che quelle cose ti faranno cadere. Però se per noi è importante il Signore, come lo è stato sempre, e dovremo continuare così, il Signore promette che noi non cadremo. E ci proverà il diavolo. Ci proverà. Sì? Ci proverà tanto, continuamente, ci sta provando, ci sta provocando, sempre. Però il Signore promette che noi non cadremo. È la promessa, poi se uno vuole cadere, non le può dire al Signore che è successo. Perché la promessa è che tu non cadrai. Altri cadranno. A volte uno dice, ma come mai è successo questo? Perché questi fratelli si sono allontanati? Perché queste persone hanno tradito il Signore? Perché si hanno comportato così? No? Perché hanno perso ministeri, hanno perso credibilità? Hanno perso perché? Non lo sappiamo. Però il Signore promette che se noi facciamo del Signore il nostro rifugio, sì? Se lo presentiamo a Lui, lo mettiamo al primo posto, noi non cadremo. E l'idea è non cadere, perché continuamente il diavolo, dice anche prima Pietro, che sta attorno girando come un leone cercando chi divorare, continuamente. Però il Signore è con noi. Se noi facciamo ciò che dobbiamo, per questo le diceva il Signore a Davide e a Salomone, se tu metti in pratica i miei comandamenti, i miei statuti, i miei precetti, non cadrai mai. Ora, se noi trascuriamo la parola, c'è il diavolo, pum, presenta un'altra tipologia di parola, di falsa dottrina. Però il Signore promette, versetto 7, mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma a te non si accosterà. E l'ultimo versetto veloce, versetto 8, basta che tu osservi con gli occhi e vedrai la retribuzione degli empi. Cioè un empio è uno che va contro la pietà. Sì? È l'antitesi della fede, è l'antitesi della giustizia. Empi, nempio. E lo contrario è la pietà. Per questo dice Timoteo, grande il mistero della pietà, no? Che parla di Cristo. E un empio, credo che sia stato uno che era un credente. Che era un credente. Però in un momento ha abbandonato.
la giustizia è diventato un empio, non un iniquo, non un iniquo, un empio. Cioè non si può, è certo che una persona del mondo non può essere un empio, può essere un iniquo, un peccatore, sì? Un malvagio, però non un empio, perché un empio ha a che vedere con la pietà. Significa che sono fratelli, persone che hanno conosciuto la verità e in un momento l'hanno abbandonata, l'hanno tradita. Giuda Iscariota fu un empio. Y el Uguamo, el rey de Israel, fue un empio. Impiedad, empio. Es lo contrario de la piedad. ¿Sí? La escritura, vos sabés que la escritura se compie. Y dice, versículo 8, basta que tu osservi con gli occhi e vedrai la retribución del empio. Perché tutto ciò che l'uomo semina, claro, però non è colpa di Dio. Se tu sei infedele, dai la colpa a Dio o è a motivo della tua infedeltà? Che c'entra Dio? Che c'entra gli altri? Se che ti sei comportato male sei tu. Sì? Perciò è terribile la pietà. Perché è meglio non aver conosciuto mai la pietà. Que una vuelta que le he conocido a la entradita. E loro habrán una retribución. Perciò temiamo y caminamos dritto. Dritto, dritto, dritto. Dritto nella senda della giustizia. Secondo comandamenti, statuti, precetti che il Signore ci ha stabilito. Ora, gli empi avranno una retribución. E dice che i giusti lo vedranno. Perché è giusto che tutto ciò che si semina si raccoglie, nel bene e nel male. Ossia, uno che tradisce la fede non la passerà liscia. Non la passerà liscia. E dice, tu lo vedrai nella retribuzione degli empi. Cerchiamo di fare bene nelle cose, nel segreto e anche in pubblico, di cercare di camminare nella luce. Perché gli empi raccoglieranno. De lo stesso che hanno seminato. Non è un scherzo, Signore misericordioso, però bisogna camminare correttamente. Signore ci dà tutto, ora poi determiniamo noi cosa fare. Abbiamo tecnicamente tutto per vincere, io lo dico sempre, e voglio concludere con queste parole. È come avete visto il programma The World Guinness. Guinness Record, avete visto? Anche qua la Mediaset, sì. Si presentano i postulati, viene un cinese che non sa quanti noci di cocco, apre con la testa, pim 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 le apre, non si lo so, loro sono bravi per fare queste cose. E allora dice, l'ultimo record sono stati 25 noci di cocco in 3 minuti, no? Y esto se presenta a ver, pues, capire si puede romper el récord. ¿Sí? Y esto, todo carico, pim, pim, pum, pam, y en 3 minutos fa 27 noches de coco. Y ya súbito viene el giudice con el diploma. ¿Sí? Todo cornichato, con el vetro, ¿no? Con el nombre. Pero técnicamente ya le habían dado el récord. Y si no vince, lo pagano fuori. Entonces, tecnicamente tutti siamo vincitori. Ora dipenderà da noi se riceviamo il titolo o meno. Però c'è scritto il nostro nome. Ora, uno dice no, fino a come dice, no, perché chi sarà fedele fino alla fine sarà salvato. Perciò i nostri nomi già sono scritti, già abbiamo il record. Ya no hicimos, ya habíamos roto el récord, ¿no? Ya habíamos el diploma con el nombre, toda la letra, toda en gótica, dorada, toda una cosa fatta propia, bellísima. Pero dependerá de nosotros, ¿no? Si arriviamo a la meta, si arriviamo te lo consegno. Ma si tú no arrivi, calapella, la trapa.
pero ya técnicamente noi siamo più che vincitori. Sì? Dependerà della nostra volontà e delle nostre azioni di fede e di giustizia. Per questo dico che è importante ogni giorno camminare in questo tremore davanti al Signore. E il Signore crede che noi siamo più che vincitori. Il tema è che questo si deve realizzare, e lo dobbiamo realizzare con la fede, con la pazienza e le promesse. Amen. Signore, vi benedica. Amen. Shalom.